Eyes in the sky, gazing far. Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Shish Gaming Channel. Siamo in un nuovo video e in questo nuovo video andremo a vedere 5 nuovi stili, 5 nuovi set per la Nissan Skyline. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per essere aggiornati su qualsiasi news informazione. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì ragazzi sono in live su YouTube, quindi ragazzi attivate la campanellina anche per questo. Detto ciò ragazzi, passiamo al video e quindi partiamo con il primo stile della Skyline. Ok ragazzi, questo qua è il primo stile della Skyline che vi mostro. E ditemi poi nei commenti se vi piace più l'1, il 2, il 3, il 4 o il 5. Questa Skyline è fatta con... Andiamo con Bucket Mode, perché ragazzi io qua uso Bucket Mode, se no avrei speso un patrimonio per fare questo video. Vedete come... cioè comunque ci sta, è bella, non è per niente male. Andiamo con Bucket Mode a vedere cosa abbiamo usato. Abbiamo usato il primo colore, ovviamente il viola. Il secondo invece abbiamo usato il nero. Poi per dare questa colorazione, vabbè, sapete già qual è l'Interstellar, ma bisogna usare l'Interstellar viola. Perché se noi usiamo l'Interstellar non colorata, ci viene sta cosa. E a me sta cosa non è che piaccia tipo tantissimo. Sì, vabbè, è sempre bella, però l'Interstellar viola ha il suo perché. Vedete infatti così come più... come posso dire, bella fresh, diciamo. Poi andiamo con le ruote. Le ruote ho usato delle FSL con la B, perché le FSL normali erano un pochino poco colorate, pensavo. Quindi ho optato per le FSL B. Poi come boost ragazzi ho pensato di mettere uno standard viola, che vabbè lo standard viola per me, cioè lo standard è per me il miglior boost che esista su sto gioco. Ma sì, dai, in effetti forse è più carino questo, devo dire la verità, lanciafiamme viola così è molto più bello. Come scia ho voluto mettere fulmine, e ora ve la faccio vedere come viene, aspettate. La scia e fulmine è questa, che vabbè, se a voi non piace, non so, voglio usare qualcos'altro, non ha troppa importanza, diciamo. Ora invece andiamo a vedere l'esplosione che ho scelto, che a me per questo mi piaceva molto Buffy Sugon. Ecco ragazzi, per me non è assolutamente male, cioè non è per niente male sto Buffy Sugon, da provare. La borra! Come secondo set per la Skyline, ragazzi, ho scelto il set oro, gold. Ragazzi, guardate che figo. Proprio davvero molto bello. L'unica pecca un po' è sta presa di corrente qua dietro, che è davvero uguale a una presa di corrente, ma vabbè. Passiamo subito a vedere come si costruisce questa macchina, sempre con Bucket Mode. E stavolta, ragazzi, serve a tutti Bucket Mode. Quindi andate a vedere il mio video, vi lascio in descrizione, su come installare Bucket Mode. Se non l'avete ancora fatto. Allora ragazzi, io qua ho messo... allora qua non ho messo niente, quindi ragazzi non mettete niente. Primo colore ovviamente oro, secondo nero. Dovete mettere nero, perché se ve lo mette bianco fa sta cosa qua che non è proprio bellissima. Quindi ragazzi, nero è il migliore. Poi ecco perché vi serve Bucket Mode, perché dobbiamo utilizzare le ruote alfa pietra d'oro, che sono davvero molto costose. Il boost corsa all'oro. Abbiamo ancora fulmine, vabbè io uso sempre fulmine. E come prima copertura, dobbiamo usare perla notizzata, che ha un costo sui 150 crediti, 140-150 crediti. Mentre nel secondo slot dobbiamo usare lucido. Come invece esplosione, io ora volevo mettere Force Razor 2, terra di siena bruciata, guardate che bella. Vedi ragazzi, cioè, a me sta mi piace, con terra di siena bruciata viene molto bene la macchina d'oro. Andiamo a vedere il boost d'oro, il boost alfa. No, aspettate un attimo ragazzi. Ecco, questo qua è il boost alfa, quindi ragazzi ve lo conoscerete tutti perché il boost mi sembra sia l'oggetto più costoso del gioco. Se poi anche voleste potete anche mettergli il cappellino alfa questa volta. Eccolo qua. Quindi così sarebbe proprio una roba, proprio placato d'oro. Detto ciò ragazzi, passiamo al terzo modo di decorare la Skyline.
Ok ragazzi, questo è il terzo modo e sta qua diciamo è una skyline rossa, non so, potremmo tipo chiamarla skyline del fuoco. L'ho creata così ragazzi, ovviamente potete metterla rossa, bianca, blu, come la volete voi in pratica, non è che cambia più di quel tanto. Andiamo a vedere. Allora, le ruote, ve l'ho fatte vedere prima, sono FSLB, però stavolta cremisi. Poi abbiamo il lanciafiamme rosso, che poi andiamo a vedere. Ali di Fenice 3. Cremisi. Poi abbiamo il fulmine, sempre, che vabbè, mettiamolo stavolta cremisi. Poi per la noceggiata e lucido, per dare quell'effetto, perché sennò senza questo verrebbe, e senza lucido neanche, verrebbe un evidenziatore soltanto. Così a me non piace, diciamo, più quel troppo. Come esplosione ho invece messo fuoco infernale senza colorazione. Vediamo come viene. Ok, ragazzi, è molto bello come vedete perché comunque dà proprio l'idea del fuoco. È la copertura più del fuoco che ho trovato. Ok, poi andiamo a vedere com'è il lanciafiamme rosso che non l'ho fatto ancora vedere. Ruota lanciafiamme. Lanciafiamme rosso è così, con Bacchus Mod viene così, molto bello. Detto ciò ragazzi, passiamo al quarto stile, il penultimo stile. Eccoci qua ragazzi con il nostro penultimo stile. Questa skyline, diciamo che l'ho fatta un pochettino, non so, potrebbe essere marina, non lo so. Comunque ragazzi mi piace, cioè non è male. Guardate, perché mi piace molto questa colorazione che fa Nergal. Perché ora andiamo subito a vedere la costruzione dove abbiamo usato Nergal. Infatti... Allora, i colori sono nero primario e bianco il secondario. Dobbiamo mettere Nergal, bianco, Gisanio. Poi le Draco olografiche, ragazzi, olografiche bianche, che sono stupende. Poi, ragazzi, come boost andiamo a mettere invece il lanciafiamme bianco di Gisanio, che poi ve lo faccio vedere. E come cappellino ho voluto mettere le ali d'angelo bianchi, vabbè, che sono di base bianchi, che per me ragazzi sono molto belle questa macchina. Poi abbiamo il fulmine bianco titanio, per la titata se non ci interessa, e poi stessa esplosione, il mietitore bianco, che mi sembra che adesso costi tantissimo solo a tutti i garage, ma è una gran bella esplosione. Quindi ragazzi installatevi sto Bacchus Mod, link in descrizione. Vi faccio vedere il boost, ragazzi, cioè, vediamo un po' boost. Ed esce così. Per me non dispiace anche perché c'è il blu, che già la macchina è un po' blu. Detto ciò, ragazzi, passiamo all'ultimo settaggio di oggi. Ok, ragazzi, questo qua è il nostro ultimo stile per la skyline e penso che è uno dei migliori. Questo perché è tipo una tigre, possiamo dire, il manto di una tigre. Passiamo subito a come è fatta. Prima colorazione ho messo blu proprio intenso, seconda bianca. Vedete? Perché sennò vi dà questo effetto qua. Io comunque ho preferito farla bianca. Usti perché fa sta roba. Ok. Poi ho messo la Z Current, no? Bianco. Che è appunto la colorazione bianco di titanio. No, che mi sembra sia esotico. Poi ci sono le Zomba Bianche, beh, che le conosciamo. Il boost lanciafiamme bianco, che lo sappiamo cos'è. Fulmine anche. Questo qua non ci servono. E come Goal Explosion abbiamo invece questa figata. Andiamo a vederlo. Perché secondo me, ragazzi, le linee della macchina sono bellissime insieme a questa Goal Explosion. Dà proprio un bel effetto. Guardiamo l'ultima volta. Molto bello. Detto ciò, ragazzi, io vi lascio. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like, ragazzi. E ricordatevi di entrare in like e di installare Bacchus Mod passando dal video col link in descrizione. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!